Ed eccoci live. Benvenuti a Castellammare di Stabia, benvenuti alla nuova rubrica all'aria aperta. Diciamo che già partiamo col piede sbagliato perché siamo chiusi io nel negozio di Elite Sport e la mia socia, la dottoressa Graziella Santanella, allo studio. Ebbene sì, purtroppo sì, però speriamo che sia soltanto la prima e ultima volta che siamo io con il camice e tu nel tuo negozio, magari la prossima vedremo dove potremo registrarla. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora, dottoressa, questa rubrica noi gli abbiamo dato questo nome non perché la faremo sempre all'aria aperta, ma perché è quello che noi vogliamo, diciamo, non aumentare, però quello che noi vogliamo pubblicizzare, quello di fare attività all'aria aperta. Qualcuno adesso ci guarderà storto, però tutte le attività hanno bisogno anche di un'attività all'aria aperta, quindi di che cosa parleremo noi in questa rubrica? Allora, tecnicamente c'è da dire che qual è stato il motivo per cui è nata questa rubrica? È nata dall'intenzione mia e anche un po' tua di voler fare un'attività di promozione, ma non di promozione di scarpe o di consulenze nutrizionali, ma promozione di benessere. Questa è la prima cosa. In virtù del fatto che ad oggi un po' vuoi la condizione delle strutture sportive, spero fino a qualche giorno, e magari ecco, apriranno, vuoi comunque la sedentarietà che ormai dilaga, perché ovviamente essendo comunque zona rossa e avendo comunque l'obbligo di doverci muovere soltanto per comprovate necessità, gran parte della popolazione che aveva volontà di praticare sport, ovviamente nel 90% dei casi si è scelto comunque l'attività motoria all'aria aperta per poter praticare comunque uno sport. E quale sport migliore se non la corsa o magari ecco, il jogging o qualunque pratica che possa essere paragonabile ecco, a un'adeguata comunque attività motoria svolta all'aperto. E in secondo luogo, ripeto, perché comunque credo e crediamo fortemente che il primo passo verso una buona condizione di salute è praticare attività motoria, qualunque esso sia. Ok? Ora, al di là che comunque ognuno di noi ha la passione per uno sport piuttosto che un altro, ecco, il calcio, il tennis, la corsa, eccetera, però comunque dopo un anno. Anzi, dopo più di un anno, credo e crediamo fortemente che lo sport è prevenzione, è salute, benessere e a mio parere è proprio vita. Quindi spero che questo sia solo l'inizio di un bellissimo momento di condivisione, di gioia e di condivisione di, ecco, di suggerimenti più che altro per tutti coloro che vogliono avere dei suggerimenti per quanto riguarda l'alimentazione, per quello che mi riguarda, e ovviamente tu sarai la mia spalla per quanto riguarda la parte più tecnica sullo sport in generale, e magari ecco, visto che ce l'abbiamo nel cuore, la corsa, dai, diciamocelo. Ok. Allora, sicuramente la corsa è quello che ci accomuna, quella che ci ha fatto conoscere tanti anni fa, vabbè non Grandissimo. tanti, se no un po' di anni fa, è sicuramente quello che ci accomuna. Però diciamo che tutto questo noi l'abbiamo visto in questo momento, l'abbiamo portato in essere in questo momento, ma questa cosa, mentre tu parlavi, mi è venuto in mente le nostre qualche diretta che abbiamo fatto durante proprio il vero lockdown, quindi era quando eravamo chiusi in casa nel mese di marzo-aprile del 2020, e dove noi ci scervellavamo, cioè cercavamo di capire perché un'attività di benessere, come può essere la camminata, come può essere la corsa, ma come può essere qualsiasi altro sport, veniva
vista come un qualche cosa di negativo, e addirittura, se ti ricordi, qualcuno diceva pure i pazzi, i folli che invaderanno il mondo e contageranno il mondo. Invece, a distanza di un anno, proprio in questo periodo, in questi giorni, si stanno iniziando a vedere che si sono svegliati, diciamo, gli illuministri, scienziati, chiamiamoli così, le menti che ci dovrebbero guidare, invece di guidare, cioè ci guidano, ma ci guidano in una strada a senso unico con i fari spenti. Quindi alla fine non sapremo mai dove dovremmo arrivare. E ci siamo resi conto che l'attività all'aria aperta è quello che ci può far star bene, ma io lo abbinerei sia a un fatto fisico, motorio, ma soprattutto anche a un fatto psicologico, perché è inutile negare che la corsa fatta come la facciamo noi, anche non siamo tanto avanti nell'età, però comunque siamo dei grandicelli, non siamo più dei bimbi che fanno attività motoria oppure attività tecnica vera di corsa, che lavorano anche in pista, ma lo facciamo proprio per stare bene, quindi per divertirci. E tutto questo però noi lo faremo seguendo un filo logico che, come abbiamo detto e come abbiamo pensato di fare, di non dare noi il filone come stanno facendo invece gli altri, ma di farcelo dare. Quindi, Esatto. che cosa chiediamo a chi in questo momento ci sta seguendo e a chi seguirà la diretta nei prossimi giorni? In streaming. Allora, noi sicuramente cercheremo di essere un po', come dire. Dottoressa, ho perso il tuo audio. Un attimo. Tu mi senti? Io sì. No, noi non ti sento, cioè io non ti sento. Vediamo un attimino che cosa. No, Mi senti? io l'audio ce l'ho. Io ti sento. C'è qualcosa che non va con il tuo collegamento. Non penso che si è mosso nulla. Riproviamo un attimo. Riesci a sentirmi? No. Ci hanno tolto la voce, c'è qualcuno che ci sta remando contro. Ah, ok, allora sono io che non sento più a Graziella, perché Marco Piccolo mi dice che lui la sente. Vai, dottoressa, vai. Riesci a sentirmi ora? Ok, Ora sì, è andato. allora Marco, onestamente spieghiamo quello che vogliamo fare. Vogliamo guidare, essere da guida da entrambe le parti per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo sport. Ok, vogliono praticare da zero o magari un passettino più avanti, praticare attività all'aria aperta. Ok, perché ad oggi sicuramente ci si sente più sicuri. Perché ovviamente non tutti quanti riprenderanno attività in palestra, insomma, voglio dire, ci si sente più sicuri a praticare sport all'aria aperta. E sicuramente non tutti quanti partiamo dallo stesso livello, dalla stessa condizione, e essere da guida per queste persone che magari o partono da zero o magari partono dal livello un po' più avanzato. E sviscerare insieme un po' di argomenti, insomma, fake news, le classiche domande che si possono, voglio dire, rivolgere comunque a un nutrizionista in merito all'alimentazione in generale o in particolare all'alimentazione rivolta allo sport. Faccio un tipico esempio: se magari ecco, è meglio correre a digiuno o magari fare colazione prima di allenarsi, se magari è meglio camminare o meglio correre, come cominciare a correre, cominciare a camminare, ok? Quindi cosa è meglio mangiare se io voglio dimagrire, se voglio dimagrire ed allenarmi, quindi sviscerare tutta una serie di argomenti che o possono partire da noi, quello sicuramente, o magari possiamo cogliere dalle persone che faranno interazione con noi, insomma, perché sicuramente dobbiamo essere pronti a
accogliere quelle che sono le domande di chi ci sopporta in queste nostre chiacchierate, in questi nostri sfottò, perché tutti quanti sanno che ovviamente, voglio dire, io e Marco ci sfotteremo H24, voglio dire. Cioè, in poche parole stiamo dicendo quello che succede normalmente, lo vedrete in diretta live ogni venerdì qui nella rubrica all'aria aperta. Però a questo punto abbiamo dato un pochettino l'input di quello di cui noi vogliamo parlare. Quindi abbiamo detto che parleremo principalmente di come avvicinarci all'attività. Se tu Esatto. devi diamo oggi i due primi consigli, sia darò io un consiglio tecnico, invece un consiglio, diciamo, il primo consiglio che la dottoressa Graziella Santanillo si sente di dare alle persone che si vogliono avvicinare a un'attività, in questo caso parliamo di camminata o di corsa. Allora, porto per esempio non so, l'esempio del paziente che da poco è uscito, l'ultimo paziente che è uscito adesso dallo studio, d'accordo? Che ovviamente ho invitato a seguire la diretta perché ho detto è obbligatorio questa sera perché la prossima volta ti interrogo, che se non sai rispondere alle domande, voglio dire, ti tolgo tutti i carboidrati. E la Ma domanda che viene fatta, un attimo dimmi, dimmi. vi fermo perché la fermo perché voi dovete sapere che la dottoressa Graziella Santanello è proprio quella che avete sentito in questo momento, quindi anche una dottoressa molto sadica nel confronto. Ti tolgo tutti i carboidrati. Questa Se non povera mi segui, persona che no, se non mi adesso. segui la diretta, voglio dire, poi voglio dire, cioè, è normale che poi mi vendico, è normale. Allora, ecco, corsa a casa, ti giuro, cioè, ci ha messo 3 secondi. E che poi ti dirò anche un'altra cosa, ti faccio fare una risata. Di queste persone che sono venute, e spero che mi stiano seguendo, che ci facciamo una risata, che ovviamente non farò nome e cognome, il più piccolino, il più piccino, che veramente il suo sport è saltare dal divano alla sedia, domani mattina andrà a passeggiare, a fare la sua passeggiata settimanale. Ma per quale motivo? Perché di sera ha puntato la frittatina di pasta di non so quale rosticceria, capito? Cioè, per farti capire, vedi, ma, cioè. È amico mio allora, È amico tuo. perché ormai tutti sanno che io ho un motto che mi segue da quando ho aperto il negozio, che è quello di dire: tanti mi conoscono perché ho fatto attività per tantissimi anni, anche divertendomi a un certo livello, e dico sempre che io prima, quando facevo attività, mangiavo per poter correre in un determinato modo. Adesso solo ho invertito i fattori, adesso corro per poter mangiare in un determinato modo. Però penso che la cosa ti sia sfuggita di mano, Diciamo che adesso, naturalmente, grazie ai saggi consigli di una dottoressa, stiamo cercando di riequilibrare un pochettino, c'è una sfida in atto che già sta da un po' di tempo che stiamo portando avanti, ma questo sarà un altro argomento, poi ne parliamo. Quindi invece ritorniamo al discorso che dicevamo del primo consiglio da dare a una persona che vuole avvicinarsi a Allora, una di queste attività. sicuramente il primo consiglio che generalmente do a tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo sport in generale, il primo sport che si consiglia di fare è di praticare camminare, insomma, o camminata o corsa, è di praticare un volume di allenamento che comunque si attiene a quelle che sono le linee guida. Le linee guida date comunque dall'OMS e dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, o meglio, praticare almeno 150 minuti di attività motoria di tipo aerobico. Ok? Attività di tipo aerobico. Che tipo di attività è? È un'attività che ovviamente tiene conto di quella che è la propria frequenza cardiaca, ovvero un tipo di attività a bassa intensità, ovvero un'attività poco faticosa o moderatamente faticosa. Quindi organizzarsi con almeno 150 minuti a settimana di attività motoria a bassa intensità, e quindi l'attività più semplice da praticare è quello che l'uomo, per quello per cui l'uomo è nato, ovvero camminare. L'uomo è nato per camminare, quindi una bella camminata veloce, armarsi di una
e non lo dico per fare la ruffiana, di una scarpa comunque comoda e ammortizzata, perché ovviamente se io passo da zero a tanto è normale che possa avere delle ripercussioni importanti a livello muscolare, a livello vertebrale. Quindi ecco, questo è il primo suggerimento che io do. Ma giusto per, ecco, cominciare a risvegliare il mio apparato cardiocircolatorio. Okay? Ovviamente la domanda successiva che qualche paziente ti fa è: ok, dottoressa, ma io come devo fare per cominciare a correre? Ok, io ovviamente, da praticante ormai vecchia, tra virgolette, di running, qualche consiglio in maniera modesta mi sento di darlo, ovvero di praticare in maniera, voglio dire, con molta sensazione la corsa e la camminata in base a quello che sono le proprie, anche in quel momento, le proprie capacità. Ma in questo caso, ecco, ci puoi dare tu delle indicazioni, magari un po' più specifiche. E certo, sai benissimo che in periodo pre-pandemia la mia voglia di movimento, la mia voglia di coinvolgere le persone era proprio finalizzata a questo. Quindi io a un certo punto mi dicevano quasi: ma li prendi dal divano e li porti in villa. Qualcuno veramente l'ho preso dal divano, qualcun altro sono andato al citofono e ho bussato insistentemente la mattina, per far iniziare a fare proprio la camminata. La camminata che, come dicevi tu, che intensità si deve avere durante la camminata? La camminata deve essere una cosa che si deve riuscire a fare anche con una persona vicino, che in questo caso deve essere in questo periodo solo un congiunto, quindi sia ben Bravo. chiaro, e si deve poter avere la forza di poter parlare tranquillamente facendo un passo bello sostenuto. In questi giorni in villa si vedono tantissime persone che, come tu hai detto, normalmente, diciamo, il boom della villa si aveva verso il mese di giugno, quando si chiudevano le scuole. Adesso, avendo tutte le attività di palestra chiuse, di piscina chiuse, calcio, calcetto, basket, volley completamente chiuso, solo per, diciamo, i professionisti che in questo momento si stanno allenando e stanno giocando. Tutte le persone che lo facevano in modo amatoriale, per muoversi, stanno iniziando a camminare. La Certo. scelta della scarpa, come dicevi, è importantissima. Infatti, non ti nego che in questo periodo le richieste di scarpe tecniche sono comunque aumentate, quindi le persone si avvicinano anche alla camminata in un modo più tecnico, quindi cercano di capire anche di avere una scarpa più comoda, perché poi una persona che lo faceva una volta a settimana prima si arrangiava anche con quello che aveva. Facendolo invece 3 volte, 4 volte a settimana, si rende conto che il prodotto deve essere un po' più importante. E la mattina stiamo iniziando a vedere un pochettino di movimento in più. Naturalmente, tutte queste cose noi le andremo a sviscerare nel corso delle varie rubriche. Una cosa invece che mi hai fatto venire, diciamo, già un'idea di dire: visto che tante persone si allenano soprattutto la mattina presto, tanti scendono nell'orario che va fra le 5 e le 6 e mezza, tu gli hai accennato questa cosa, diamo già un input un po' più importante a queste persone: scendere a stomaco vuoto o cercare di fare un minimo di colazione o che cosa? Guidaci tu in questa prima vera lezione di nutrizione per avvicinarci a una mattinata di camminata o di corsa. Lezione numero uno. Okay. Ad ogni domanda la risposta è sempre dipende. Okay. Da cosa dipende? Dipende da tutta una serie di aspetti. Il primo è, ecco, se io scendo a camminare o se scendo a correre. Perché se scendo a camminare posso anche valutare tranquillamente di andare tranquillamente a digiuno, un sorso d'acqua, un caffè se al massimo ne ho voglia, scendo a fare la mia passeggiata veloce, dove se non ho un cardiofrequenzimetro mi scelgo un'intensità dove, ecco, devo riuscire ad avere un po' di calore generale, ok? Quindi devo avere un leggero soffiato, ma tecnicamente posso anche
scegliere di non fare colazione. Se invece scelgo, ecco, di iniziare a correre, dipende sempre, ecco, se io sono una persona allenata. Sicuramente, allora immaginiamo che nel nostro corpo ci sono tanti piccoli microrganismi. All'interno di ogni cellula abbiamo dei piccoli polmoni che si chiamano mitocondri. I mitocondri devono avere la capacità di utilizzare, se io sono a digiuno, ovvero scarico di zuccheri, devono avere la capacità autonoma di utilizzare i grassi come fonte di energia, perché io vengo dal digiuno notturno o al massimo da una cena dove ho un'ipotetica quota di carboidrati. Quindi la mia risposta: scelgo di fare colazione prima di scendere a correre. Se riesco a, se mi trovo bene, ecco, se mi trovo bene a correre a digiuno, come gran parte dei noi runners allenati facciamo, va bene, ok, ci sono anche persone, paziente o atleta numero due, che immediatamente sentono la necessità di zuccheri, sentono la necessità di zuccheri durante l'allenamento e hanno una capacità di svuotare il proprio stomaco, quindi una digestione molto veloce. Ecco che non riescono, sentono subito la necessità di zuccheri. Ecco che è importante in quel caso scegliere di fare un minimo di colazione o un mini snack prima di scendere ad allenarsi, ok? Quindi le opzioni possono essere due: o provo ad allenarmi a digiuno, quindi fare direttamente colazione post-allenamento, può essere una buona soluzione, oppure scegliere di fare un mini spuntino, giusto un mini snack prima, giusto veramente la mezz'oretta prima di scendere ad allenarmi, e poi scegliere di fare colazione, la vera colazione dopo. La domanda potrebbe essere: sì, ma cosa mangio prima di scendere a correre? Zuccheri semplici, zuccheri facilmente assimilabili. Lasciamo stare l'integrale. Lasciamo stare comunque cose difficilmente digeribili, una classica fetta biscottata bianca con un velo di miele o anche un semplicissimo cucchiaino di miele può essere l'energia giusta per poter scendere subito dopo a praticare quello che più mi piace. Se io fossi il paziente, se il dottore lo chiedesse a me, io tranquillamente potrei dire da paziente: io non riesco a fare colazione poco prima, nemmeno 2 ore prima, perché ho una pessima digestione. Quindi per questo la risposta è: dipende, perché dipende sempre dal soggetto, dipende dalla mia capacità di digerire, da tutta una serie di fastidi gastrointestinali che potrei avere. Poi, se sono addirittura un runner a livello un po' più avanzato, se devo praticare un allenamento un po' più sostenuto, anche quello può fare, ecco, è un aspetto da prendere in considerazione, ma lì andiamo cioè, ecco, in cose un po' più tecniche. Però, ecco, bisogna fare delle prove, ok? Perfetto, quindi da quello che avete potuto capire, le nostre domande non saranno mai semplici, ma le nostre risposte saranno ancora più difficili. Giustamente la dottoressa, carta e penne scrivere, giustamente la dottoressa, come per quanto riguarda un prodotto tecnico che può essere la scarpa, così anche per un'alimentazione bisogna vedere soggettivamente persona per persona. Noi in questa rubrica cercheremo di dare quanto più notizie possibile. Io personalmente ti posso dire che a volte ho bisogno di fare colazione, che può essere effettivamente una fetta biscottata o un qualche cosa, a volte invece non faccio per niente colazione. Quello che non riesco mai a prendere, non ci sono mai riuscito nel corso degli anni, è il caffè a prima mattina, appena sveglio, come altre persone fanno, o addirittura la prendono pure prima delle gare. Io. Vedi, sono delle cose veramente soggettive, singole, che ognuno di noi poi naturalmente con l'attività, facendo vari giorni e facendo delle piccole prove, può iniziare a vedere se ha bisogno o no. Giustamente, se noi quel giorno facciamo un esempio pratico, adesso facciamo un esempio su quello che succederà a me domenica mattina. Io domenica mattina
con i miei soci di corsa, quindi con Orlando e con Sara, faremo una mezza maratona virtuale che la Polar ha organizzato in questa settimana. Naturalmente noi avremo quindi 21 km e 96,097 da coprire. Andarci a stomaco vuoto può essere un errore. Quindi consiglio che ha dato la dottoressa e che io mi sento di assimilare e di prendere: due fette biscottate bianche con un po' di miele sopra, almeno per iniziare ad avere una base da cui partire, perché poi per le risorse energetiche io ne tengo tante. C'è anche da dire un'altra cosa. Ora ovviamente abbiamo parlato, ecco, di una piccola esperienza come può essere una gara, dove, ecco, il ritmo di corsa, insomma, è un po' più sostenuto rispetto a, comunque, al ritmo giornaliero. Ma tutto ciò che viene messo in atto comunque in una gara non deve essere mai improvvisato. Deve essere sempre provato prima, qualunque cosa essa sia, dalla colazione, dall'integrazione e dall'abbigliamento, esattamente. Quindi mai improvvisare. Se io scelgo di fare colazione con fette biscottate e marmellate, a un certo punto, magari sotto gara, decido di voler mangiare le fette biscottate con la cioccolata, ma mi devo tagliare le mani se mi viene il cagotto, voglio dire, perché voglio dire, la colpa è stata mia. E questo è il punto. Quindi mai improvvisare, ecco, quando dobbiamo comunque fare delle scelte di qualunque tipo, sia che si tratta della colazione, il pasto pre-gara, cioè ponderare bene, valutare bene, programmare quella che è la mia alimentazione prima, durante e dopo. Ti racconto una sciocchezza che ho fatto domenica. Io personalmente, visto che tu mi hai raccontato quello che farai domenica, domenica scorsa io ho improvvisato un 24 km molto impegnativi, ok? Con la mia anima gemella podista, con la mia cara Daniela, che spero mi stia vedendo, ma penso che se Beta lei starà già dormendo, non lo so, speriamo di no. E abbiamo improvvisato questi 24 km in montagna intensa, parenti a 3 ore di corsa. Ovviamente ho corso a digiuno come mio solito, perché altrimenti mi sarei sentito un cinghiale sullo stomaco se avessi ingerito anche solo una caramella. Quindi ovviamente tutto il mio allenamento l'ho praticato a digiuno, felice di averlo fatto perché leggerissima. Il problema è che non ho rispettato i tempi della colazione subito dopo, quindi ho ritardato i miei tempi di colazione. Non ho fatto colazione nella mezz'ora successiva, come è giusto fare, perché ricordiamoci che quando noi pratichiamo uno sport, okay, quando è uno sforzo fisico intenso, c'è praticamente una richiesta energetica che è insulino indipendente, cioè nel senso è proprio il muscolo che lo vuole, d'accordo? È il muscolo che in quel momento lo abbiamo svuotato totalmente di glicogeno, abbiamo svuotato il fegato, non c'è più niente, quindi automaticamente è una richiesta energetica insulino indipendente, si dice. E quindi io non ho rispettato, perché ovviamente ho preferito godermi la doccia, rilassarmi, fare le coccole al cane, eccetera. A mezzogiorno mi sarei mangiato anche il frigorifero intero così. Cioè, praticamente penso che mia nonna domenica mi avrà preparato un 150 grammi di pasta, non so, ma ancora non mi bastava, perché a un certo punto sono andata in calo glicemico e mi sentivo tipo il tossicodipendente che aveva bisogno di zuccheri, perché non avevo rispettato il timing dei nutrienti giusto. Ok, quindi questo è un grande errore, quindi sono entrata in quel vortice glicemico all'interno del quale non sarei dovuta andare. Alla fine questa mezz'oretta è volata, come ti avevo raccontato. Sembra che ci voglia un sacco di tempo per far ammassare mezz'ora, ma quando si parlano di cose che ci piacciono, e soprattutto devo dire che sono anche molto seguite in questa prima rubrica, ci sono state molte persone che si sono collegate e ci hanno seguito. Qualcuno ha fatto anche qualche commento carino, il mio socio di rubrica del marcoledì, che è Marco Russo,
che domenica lui avrà una gara, avrà un 10.000 in pista, dove vi ricordo, andate sulla pagina di Marco Russo, sulla pagina di Elite Sport, per indovinare il tempo, che c'è un bel premio in palio. Lui ha detto che stasera ha un sushi dopato pre-gara. Ma tu l'hai conosciuto, quindi sai il personaggio, di che cosa è capace di mangiare e di digerire. Noi dobbiamo sempre andare a mangiare la pizza da lui, voglio dire, cioè, non voglio dire. Vedo Allora, un po' di bava, toglila da qua. ti racconto l'ultima cosa e poi salutiamo gli amici, perché sennò altrimenti poi raccontiamo tutti i fatti nostri. Devi sapere che il ristorante Verdemare, di cui Marco Russo è titolare, è un ristorante che io amo per varie cose. Una è la pizza, ma c'è un'altra cosa che io ho mangiato solo da lui e nessun'altra parte del mondo, che è la zuppa inglese fatta dalla mamma di Marco. E là esce la pappa. È sulla zuppa Scusate. inglese. Vabbè, comunque diciamo che col nominare la zuppa inglese ho ingerito le calorie della mia cena e quindi Che mangi stasera? Confessa. stasera ho spinaci e bistecchina di tacchino. Ok, bravo. Ok. No, sono bravo. Buono, buono. Mi sono fatto la mia settimana post Pasqua, mangicchiando tutte le cose di Pasqua. Adesso stiamo nella settimana di ripresa. Di Ramadan. Ok. Va Va bene, bene. ragazzi. Allora, il primo incontro della rubrica all'aria aperta se n'è andato. Ci siamo divertiti, abbiamo raccontato un pochettino quello che è il nostro motto di questa rubrica, quello che noi vogliamo mettere in campo in questa rubrica. Naturalmente vi lasciamo la diretta, rimarrà sulla pagina Facebook della dottoressa, rimarrà sulla pagina Facebook del negozio, dove potete andare a rivedere le nostre cose, i nostri consigli, e aspettiamo delle vostre domande per la prossima settimana. E noi trascineremo tutti a correre, che loro devono sapere. È vero, trascineremo tutti. Allora, diamolo come obiettivo della prima rubrica, del primo incontro di questa rubrica, quello di poter finalmente, speriamo, nel mese di luglio, nel mese di agosto, nel mese di settembre, poter fare una corsa all'aria aperta tutti insieme con un po' di tranquillità, perché comunque non diciamo cose che non potranno mai essere, perché io penso che questa cosa ce la portiamo per qualche annetto. Però almeno un po' di tranquillità, che ci faccia correre insieme senza dover dire dobbiamo stare 2 metri di distanza, più di due, più di tre non possiamo correre. Auguriamoci il meglio per il nostro futuro. Quindi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Per il momento rimaniamo con lo stesso orario, 20 e 15. Venerdì sarà già il mese di maggio? No, no, siamo ancora da. No, siamo ancora ad aprile. Siamo ancora ad aprile, io ormai sarà il 23 di aprile, ah, sarà pochi giorni da una festa, saranno pochi giorni da una Siamo festa. nella zona arancione. Ragazzi, grazie a tutti e buonasera e grazie a voi, dottoressa. Buona serata, ciao ciao, io torno a casa a pappare. Ciao ciao.